Ciao, benvenuti e bentornati in questo nuovo video. Parto subito col dire che ci sono tipo 40 gradi, sono struccata e mi sono resa conto che ogni volta che arriva questo periodo, questo calore assurdo, mi vedete sempre struccata nei video. Infatti pure l'anno scorso feci un paio di video struccata perché non ce la potevo fare a truccarmi. E quindi oggi sono completamente struccata, ma va bene! Quindi iniziamo subito. Prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale come sempre, ad attivare la campanella, a seguirmi su Instagram e TikTok e anche Facebook. Oggi parto con lui, Mastro Lindo, però questa volta non è Mastro Lindo bagno, ma è Mastro Lindo per i pavimenti. In particolare fragranza limone, l'ho trovato super sgrassante, super profumato, mi è piaciuto veramente tantissimo, ve lo consiglio, costa anche poco, oddio, costava poco, adesso è un po' aumentato di prezzo, però vi posso dire che mi trovo veramente molto bene, toglie tutte le macchie, trovo proprio il pavimento molto più sgrassato a fondo, più pulito e poi la profumazione mi piace tantissimo, non solo per la cucina ma anche per le altre stanze, soprattutto in estate questo limone bello intenso mi piace. Poi, come posso non mostrarvi il mio amato detersivo per lavatrice sole? Questo in particolare è potere smacchiante, efficace su macchie ostinate. Io lo utilizzo sia su bianchi che colorati, mi piace tantissimo, profuma, lava i capi benissimo e quindi ve lo consiglio, ve lo straconsiglio anche perché lo compro e ricompro spesso e infatti lo vedete anche voi nei vari video. Poi ho voluto provare questo Cif, questo sgrassatore per la cucina con olio essenziale di limone, rimuove anche il grasso ostinato, rimuoveva tutte le macchie di sugo, insomma delle varie pietanze, ma la cosa che mi è piaciuta di più veramente è la fragranza. Non è lo stesso limone che si sente con il Mastro Lindo, quindi un limone bello intenso, però si sente, profumava tutta la cucina, quindi ve lo consiglio se amate prodotti di questo tipo che profumano, a me piacciono tantissimo. Ovviamente non arriva tra i miei sgrassatori preferiti, ma comunque è buono. Se lo trovate in offerta, se lo volete provare, provatelo. Poi ho terminato questo ammorbidente di Lenore. Questo è uno dei nuovi ammorbidenti Lenore, in particolare il numero 3, Sogno di Toscana, con miele di castagno e mandorla. È una profumazione bella, intensa, direi non proprio adatta per l'estate, perché è molto dolce, molto... direi quasi pesante, è buona assolutamente, però non arriva al mio amatissimo cocco, ma questo ve lo dico sempre, il cocco di Fabuloso è il mio preferito come ammorbidente, ma ve lo consiglio se volete provare questi nuovi, però comunque vi devo dire che io con gli ammorbidenti Lenore non mi trovo bene, non mi trovo bene perché sembra come se non profumino i capi come vorrei. Si sente leggermente la profumazione, non lo so, mi sembrano diluiti, mi sembrano proprio così. Non so se sarà la lavatrice, non so se altri motivi, però insomma non mi fanno impazzire. Anche questi nuovi, appunto, questo nuovo non mi ha fatto impazzire, però voi fatemi sapere come vi siete trovati. Mi trovo molto meglio con Fabuloso, con Mon Amour, Paglieri, quindi insomma, Si sente la profumazione? Sì, ma non quanto vorrei, cioè è proprio leggerissima, nonostante appunto sia comunque una fragranza che annusata così dal tappo sembra veramente pesante, ripeto, bella dolce e carica. E poi ho terminato questo, che in realtà non ho più la confezione, perché ovviamente quando lo aprì buttai tutto, ma se non mi sbaglio è quello di Ambipur, ed è quello che... vediamo sempre nella famosissima pubblicità, bombardati da questo Ambipur per il bagno, yeah! in collaborazione, se non mi sbaglio, anche con Lenore. Ed è questa profumazione che sa proprio di pulito, di fresco. Allora, io l'ho acquistato appunto per il bagno, ma assolutamente no. Nonostante il mio bagno è abbastanza piccolo, non si sentiva tanto. Si è sentito veramente per i primi 2-3 giorni, dopodiché
mutismo assoluto, come se non avessi messo niente. Profumazione carina, ma si deve sentire. Io non l'ho sentita, non ne ho goduto appieno. Non vedevo l'ora che terminasse perché, sinceramente, messo lì appoggiato, dava solo fastidio, talmente non lo sentivo. E quindi niente, preferisco i classici diffusori con bastoncini di legno, quelli diciamo con il liquido, perché questo veramente per me non ha senso di esistere. Fatemi sapere anche su questo se voi avete avuto diciamo un buon risultato, una buona efficacia. E appunto, parlando di diffusori con bastoncini, ho acquistato questo di Fragranteria che trovo da Tigotà e l'ho trovato per caso e vi devo dire la verità, sono assolutissimamente fantastici. Fanno anche profumi per tessuti, quindi proprio da spruzzare sui vestiti, ma anche sui tessuti d'arredo e fanno un profumo pazzesco che perdura per tutta la giornata. In particolare questo è il Thalassa con note acquatiche e floreali. Questo dà un po' di bagnoschiuma maschile, di dopobarba maschile, molto fresco, molto estivo secondo me e l'ho pensato come diffusore appunto nel bagno. Mi piace veramente molto perché secondo me è una profumazione adatta per il bagno ed è questa è la ricarica perché ovviamente ho già diciamo il contenitore dove travasarlo con i suoi bastoncini e quindi ho preso la ricarica. Mi sto trovando veramente benissimo e quindi ve li consiglio. Fatemi sapere come vi trovate con questi, se ne avete mai provati. Di questi io ho acquistato recentemente Ikebana, che dà un po' più sul talco, profumazione talcata, floreale, sì, floreale talcata e la utilizzo in camera da letto e l'ho acquistata anche come proprio spruzzino, come profumo da mettere sui vestiti. Quella proprio è il mio amore in assoluto, quindi Ikebana al primo posto. Devo dire che ha però anche questa, soprattutto per il bagno, secondo me ci sta. Bene, io spero che questo video vi sia piaciuto, vi lascio qui uno dei miei ultimi video e io vi aspetto a un prossimo video. Ciao!